Diceva il dottor Verdini nella sua introduzione che il tema della droga è un tema rimosso. Ne volete una conferma? Corriere della Sera di oggi riporta in prima pagina, perché è una notizia per certi aspetti significativa, con tanto di fotografia, il fatto che un tale Domenico Diele, attore più o meno noto, protagonista di una serie di fiction televisive, da ultimo 1993, nella fiction è il collaboratore di Antonio Di Pietro nella riproduzione della telenovela, all'Altezza di Salerno, ieri sera, con la sua autovettura ha investito e ucciso una donna di 48 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. Il titolo in prima pagina, con la fotografia di questo signore che, diciamo, è parte della notizia perché appunto è un attore più o meno noto, il titolo in prima pagina è "Investe e uccide una donna, in cella l'attore di 1993. Dopodiché uno va alla pagina interna, che è interamente dedicata a questa vicenda, e il titolo più significativo è "Al volante drogato travolge una donna, in cella l'autore della fiction su Tangentopoli, il giovane irrequieto diventato famoso interpretando ruoli da poliziotto". Se non fosse per questo aggettivo, drogato, non si comincerebbe a capire che cosa è successo. E che cosa è successo? Lo si capisce soltanto arrivando a metà dell'articolo. È successo che questo signore, prima di mettersi alla guida della sua vettura, aveva assunto sia quelle che una legge sciagurata che è stata approvata 3 anni fa e di cui parleremo tra un attimo ha detto chiamarsi droghe leggere, sia droga che viene catalogata come non leggera. È stato trovato sul sedile a fianco al suo sia un pezzetto di hashish che della polvere residua di cocaina. Ha perso totalmente il controllo della guida, ha imboccato una strada su cui si doveva procedere lentamente ad altissima velocità e ha travolto una donna. Il titolo già dalla prima pagina doveva essere "La droga uccide", non "L'attore famoso investe una povera donna". Se non avesse assunto questa sostanza, quella donna sarebbe ancora viva. E questa è la rimozione mediatica. Lo stesso giornale, non sto parlando di un giornale di radicalismo libertario, ma il maggior quotidiano, il quotidiano più diffuso in Italia, che dedica pagine e pagine a studi assolutamente fasulli sulla presunta innocuità della cannabis e dei suoi derivati, poi rimuove in questi termini ciò che provoca la droga, ciò che la droga provoca, e cioè morte. Allora, poiché il tema è un tema che ha delle conseguenze pesantissime, chiama in causa la vita e la morte di ciascuno di noi, ma viene trattato con un carico di banalità e di falsità altrettanto pesanti, per nulla leggere, forse è il caso, nei minuti che ho a disposizione, che cercherò di contrarre il più possibile in modo da lasciare spazio anche ai vostri interventi e alle vostre domande, se lo ritenete, di riassumere i principali luoghi comuni che si incontrano quando si parla di droga. Che cos'è il luogo comune? Il luogo comune è una convinzione diffusa che si trova sui media, si trova per strada, nelle conversazioni con le persone che incontriamo, e che ha un solo limite, quello di non avere un fondamento nella realtà, quello di essere totalmente falso. E sulla droga i luoghi comuni sono perlomeno 5. Il primo: esiste la droga pesante,
ma esiste anche la droga leggera. E già questa prima distinzione in qualche modo lancia il messaggio secondo cui alcune droghe farebbero male, altre invece no, o comunque molto di meno. Secondo luogo comune, parallelo al primo, esistono gli spacciatori da strada che non vanno censurati, vanno al limite compresi, tollerati, ed esistono i grandi trafficanti. Semplificando, esistono gli spacciatori cattivi e quelli che, se non sono buoni, insomma, certamente cattivi non sono. Terzo luogo comune, ma insomma, che volete da noi? Assumere sostanze stupefacenti è una scelta di libertà. Chi decide di drogarsi non fa male a nessuno e quindi deve essere lasciato libero di farlo. Quarto luogo comune, ma perché ve la prendete tanto con la droga quando anche l'alcol e il tabacco fanno male? Quinto luogo comune, è necessario il prima possibile, c'è un altro quotidiano italiano, quello che viene subito dopo il Corriere della Sera come diffusione di copie, che ne sta facendo un motivo di battaglia quotidiana, è necessario approvare il prima possibile la legalizzazione della diffusione della droga, perlomeno delle droghe cosiddette leggere, perché questo porterebbe un grande vantaggio nella lotta alla criminalità. Allora, proviamo in tempi molto rapidi, quindi mi perdonerete la sintesi, ma nel caso si può tornare poi su ciascuno di questi punti subito dopo, proviamo a capire perché sono dei luoghi comuni senza fondamento nella realtà. Pesanti, leggere, e qui il messaggio che passa è: se è leggera non fa male. Io ho un peso sullo stomaco, non dico io ho una cosa leggera sullo stomaco, perché se è leggera non dovrebbe darmi nessun fastidio. Dico cose probabilmente scontate, però mi hanno insegnato che le cose più ovvie sono quelle che, venendo date per scontate, poi alla fine si dimenticano. Come voi ben sapete, in ogni sostanza stupefacente c'è il cosiddetto principio attivo che provoca l'alterazione, che provoca l'effetto stupefacente. E io mi limito soltanto alla cannabis e ai suoi derivati. Il principio attivo della cannabis è una parola lunghissima, delta 9 tetraidrocannabinolo, che con le iniziali delle tre parole principali che compongono questo termine lunghissimo viene chiamato comunemente THC. Il THC è quello che determina l'effetto drogante e che ha questa composizione molecolare che ovviamente avrete già memorizzato e sarete pronti a ridisegnare immediatamente. Quali sono gli effetti di questa droga che viene definita dalla legge in vigore, approvata con voto di fiducia del Parlamento, sia della Camera che del Senato, 3 anni fa, che viene qualificata come leggera? Senso di benessere, euforia e eccitazione, perdita della nozione del tempo e dello spazio. Cominciamo a riflettere sulle ricadute di questi effetti, per esempio se si è alla guida di un mezzo. Sdoppiamento della personalità, estraneità da se stessi, allucinazioni, diminuzione della spermatogenesi, riduzione dei livelli di testosterone. Questo deriva dall'assunzione di una singola dose, se così si può dire. Che cosa produce invece l'uso prolungato? Intanto una dipendenza. Uno dei sottoluoghi comuni più diffusi è che la cannabis non provoca dipendenza. Non c'è niente di più falso, anzi, tutti coloro che studiano in modo serio e approfondito la materia, i tossicologi che si occupano della materia, hanno fior di pubblicazioni che sottolineano la maggiore difficoltà ad uscire dalla dipendenza da derivati di cannabis
proprio perché non ci si accorge della dipendenza che invece c'è una maggiore difficoltà nella sua identificazione. Ansia, attacchi di panico, cambio di personalità, squilibrio ormonale, gravi danni ai polmoni. Questa è sempre la droga leggera. Uno studio condotto negli Stati Uniti su un arco temporale molto lungo e con un campione abbastanza significativo ha mostrato che addirittura i derivati della cannabis provocano un'alterazione del cosiddetto QI, il quoziente di intelligenza, che è uno dei dati più difficilmente variabili in ciascuno di noi, soprattutto se viene assunta nell'età della formazione, cioè nell'età dell'adolescenza, un po' prima di arrivare alla maggiore età. Lì, poiché si interviene su meccanismi che sono ancora in atto, l'alterazione è ancora più pesante. E questa sarebbe sempre la droga leggera. Ci sono danni al cervello, quindi la comparazione tra la materia grigia di una persona che assume derivati di cannabis e di persona che non la assume, vedete la notevole differenza non soltanto di spessore corticale, sono le immagini che vedete a sinistra, la comparazione tra le immagini a sinistra, ma anche di materia bianca, le immagini che vedete a destra. Allora, quando parliamo di cannabis, parliamo di qualcosa che non è uguale a quando l'uso è diventato massiccio, cioè a circa 40 anni fa. Io ho iniziato a fare il giudice un bel po' di tempo fa, diciamo intorno alla metà degli anni 80 del secolo scorso, ma dopo Cristo. E ricordo che già all'epoca la droga era materia quotidiana delle aule di giustizia, non nel senso che i giudici prima di iniziare l'udienza si facessero un po' in modo da essere, diciamo, da avere prestazioni più, anche se qualche volta leggendo qualche sentenza ancora adesso qualche dubbio viene, ma nel senso che non c'era udienza senza la presenza di processi per droga. Ma ricordo le perizie che facevano i tossicologi all'epoca sui derivati della cannabis, il THC che si ritrovava nella cannabis sequestrata variava attorno all'1-1,5% di principio attivo. Il massimo che il THC riesce a manifestare per la cannabis coltivata in modo naturale senza alterazioni e 2,5. Oggi si trova la media del THC nella sostanza sequestrata dalle forze di polizia che si trova in circolazione, si sta avvicinando al 20% di principio attivo. Perché succede questo? Succede questo, per, come vedete, questa è la curva in cui vedete come sale la percentuale di principio attivo anno per anno sulla base dei sequestri. Perché succede questo? Perché come esistono gli organismi geneticamente modificati, che non solo non vanno tutti male, in certi casi riescono a risolvere anche dei problemi importanti di alimentazione in alcune aree del mondo, diciamo opportunamente guidati con i dovuti controlli, così ci sono anche gli OGM per la cannabis, nel senso che ci sono dei fornetti, delle diavolerie che si comprano anche per internet e che permettono di arrivare a queste alterazioni. Ora, quando qualcuno dice droga leggera, ma si pone mai il problema, ma leggera anche con riferimento alle percentuali di principio attivo? Perché guardate, se ciascuno di noi va la sera in pizzeria e accompagna la pizza con un boccale di birra, diciamo 0,4, la media delle birre commerciali è di 5 gradi alcolici, quelle artigianali possono aggiungere qualche grado alcolico, ma diciamo che è una cosa che soprattutto se si accompagna al cibo si tollera. Ma se invece
della birra, in quel boccale di grosso modo mezzo litro si mette la grappa, dice: ma sempre alcol? Sì, peccato che sono 42 gradi invece che 5. Gli effetti sono gli stessi? E perché queste considerazioni non devono valere per la cannabis? Con il THC oggi in circolazione, che provoca quegli effetti che vedevamo all'inizio in modo ancora più pesante, anche per una singola assunzione. Anzi, vorrei dire, soprattutto se l'assunzione è la prima e c'è un'elevata percentuale di principio attivo, ci sono effetti veramente terribili. Non voglio fare la propaganda a ciò che si acquista per internet, ma insomma lo trovate. E c'è un altro luogo comune che va tolto di mezzo, quello secondo cui nessuno ha mai subito un ricovero ospedaliero per aver assunto cannabis. Io non so da dove si fonda un'affermazione del genere. È vero esattamente il contrario, e questi sono dati obiettivi. Quello spicchio del 16% che vedete nella torta dei ricoveri ospedalieri derivanti da assunzione di stupefacenti si riferisce ai derivati della cannabis. Non è la gran parte, ma è una parte significativa che cresce se si fa riferimento ai minori, perché dal 16% si va al 22%, e la media europea è ancora più elevata perché si avvicina a quella che per noi riguarda i minori. Continuiamo con tutto questo a qualificare la cannabis, i derivati della cannabis, droga leggera? Io ho iniziato questo approfondimento molto veloce dal principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, un quotidiano importante che viene pubblicato in Inghilterra, The Independent. Iniziò nel 1997 una pesantissima campagna per la legalizzazione dei derivati della cannabis, un po' come adesso sta facendo Repubblica lo fa in modo esplicito, il Corriere lo fa in modo più soft. The Independent fece una campagna molto massiccia che è durata esattamente 10 anni, fino ad una domenica come oggi, non così assolata immagino, sia perché era 18 marzo, sia perché era in Inghilterra, dove oggi probabilmente ci saranno 20 gradi in meno rispetto a qui, ma il 18 marzo del 2007 The Independent arriva nelle edicole con un titolo a tutta pagina, in prima pagina: Cannabis and Apologize. Che significa? Vi chiediamo scusa, abbiamo sbagliato. Per 10 anni abbiamo spinto su questo tasto e poi, quando abbiamo visto i dati, ci siamo dovuti ricredere. Perché 10 anni fa, dicevano nel 2007, erano 1600 le persone che erano in cura per assunzione di cannabis, oggi, cioè nel 2007, sono diventate 22.000. Io non so se Repubblica chiederà mai scusa per i danni che sta provocando con questa sua campagna. So per certo però che le scuse di Independent non sono servite a granché, perché nel frattempo il Regno Unito aveva approvato una legge di legalizzazione che ha concorso a produrre questi risultati.